Buongiorno, oggi è la volta del film Un eroe di un regista iraniano, Ashraf Farhadi, molto famoso perché ha vinto due Oscar negli anni passati per due titoli, Una separazione e Il cliente, girati in Persia, girati in Iran, nella sua patria. Dopodiché ha girato alcuni film in Europa, fra cui anche Tutti lo sanno, con Penelope Cruz, molto bello, e Javier Bardem. Ed è tornato con questo film, con un eroe, è tornato nella sua patria, in Iran, ma nonostante cambi le location e i set, affronta sempre con molta modernità, temi attuali e contemporanei a tutto il mondo, non solo occidentale o orientale. Temi importanti come in questo caso la comunicazione che viene equivocata, la capacità di scendere dall'onore della gloria fino a essere disprezzato dalla gente, un certo pessimismo di fondo sulla società e una certa anche analisi critica della burocrazia contemporanea. Farhadi è un regista molto attuale, molto moderno e il fatto di girare questo film in Iran, nelle sue parti, lo arricchisce ancora di più di una certa universalità invece di restringerlo. È un film molto interessante, molto piacevole e anche un po' triste. E spero che vi piaccia e spero che possa suscitare anche un bel dibattito. Grazie, alla prossima.